Salve, sono Silvia Giorgini e a nome della Dante Alighieri Society del Michigan vi ringrazio di essere qui con noi oggi nella celebrazione del centesimo anniversario della nascita dell'educatore e sacerdote Don Lorenzo Milani, mia musa ispiratrice e fondatore della Scuola di Barbiana. Ma soprattutto ringrazio i nostri ospiti d'onore, due professoroni, due pezzi da 90, come diciamo in italiano, dell'Università del Michigan, che hanno conosciuto personalmente Don Lorenzo Milani. Abbiamo con noi oggi il professor Gabriele Boccaccini e il professor Nicola Terrenato. Entrambi due nomi illustri, due studiosi riconosciuti a livello internazionale per il loro lavoro e per la loro ricerca, che hanno conosciuto personalmente Don Milani e che oggi condivideranno con noi la sua storia. Da un punto di vista più storico dell'importanza della figura di Don Milani e da un punto di vista più personale. Lasciatemi presentare brevemente il professor Boccaccini e il professor Terrenato, perché se mi mettessi a farvi una descrizione accurata non finiremmo più. Quindi cominciamo in rigoroso ordine alfabetico con il professor Gabriele Boccaccini. Perdonatemi per il titolo in inglese, che è la cattedra che ricopre all'Università del Michigan a Ann Arbor. Gabriele Boccaccini, is Professor of Second Temple Judaism and Early Rabbinic Literature, and he is also the founding director of the Enoch Seminar. Gabriele ha conosciuto personalmente Don Milani e oggi ci parlerà della sua influenza e della sua importanza, dandoci un po' un quadro storico della sua vita. Vede il professor Nicola Terrenato is a professor of Roman Studies and is also the director of the Kelsey Museum of Archaeology in Ann Arbor. Come vi ho detto, entrambi sono riconosciuti a livello internazionale per il loro lavoro, ma Nicola è un parente di Don Milani, per cui oggi condividerà con noi alcuni aneddoti familiari. Quindi grazie ancora Gabriele e Nicola di essere qui. Non vedo l'ora di ascoltare quello che avete da dirci sulla mia musa, Don Lorenzo Milani. Quindi, brevissimamente abbiamo questa grandissima opportunità di avere non soltanto questi due favolosi professori che hanno avuto l'onore di conoscere Don Milani e Nicola è parte. Don Lorenzo era un suo familiare, quindi avremo modo con Gabriele di conoscere un po' meglio la storia, la vita di Don Milani, che per me è stata un'ispirazione, e da Nicola avremo modo invece di avere qualche delizia, gli aneddoti familiari, e ci presenterà un Don Milani forse che non tutti conosciamo. Quindi grazie a voi, grazie Nicola e Gabriele. Abbiamo preparato tutte e due una serie di slides, di immagini per presentare la figura di Don Milani e, come ha detto Silvia, Nicola è parte della famiglia Milani. Io ho avuto la fortuna di incontrare Don Lorenzo, sono nel 58, sono nato nel 58, Lorenzo è morto nel 1967. L'ho incontrato un paio di volte quando ero avevo 8-9 anni a Firenze. E me lo ricordo, infatti, sempre in tanca di Nicola, la prima volta che incontrò Nicola, qui a Bice, che non ci conoscevamo, e mi pareva di rivedere Don Milani, perché a parte ora il pizzetto, di anni ci assomigliava, anche con Carlino, poi ho visto le fotografie, somiglia molto al suo figliolo, somiglia molto a Lorenzo Bambino. Per cui un pochino nella mia presentazione di Don Lorenzo ci
intreccerò anche dei ricordi personali, anche dei ricordi di famiglia. Don Lorenzo è parte della generazione dei miei genitori, tanto per rendere, nato nel 1923, qualche anno più grande dei miei genitori, mio padre era del 27, mia madre del 31, quindi, però più o meno la generazione era quella, quindi per me Don Lorenzo Milani era come una persona di un'altra generazione, della generazione dei miei genitori. Però ho sempre avuto questo rapporto anche tramite la mia famiglia diretta con Lorenzo per vari motivi, perché la mamma di Don Lorenzo, Alice, abitava vicino a casa nostra. Poi la mamma di Lorenzo era della comunità ebrea, quindi anche la famiglia della mia mamma ha parenti ebrei, quindi c'era anche la connessione ebraica. Quindi io ho sempre saputo chi era Don Lorenzo, fin da quando ero piccino. Poi ci sono anche altre connessioni. Mia mamma ha insegnato, infatti lei diceva, io rincorso Don Lorenzo, mia mamma ha insegnato a Calenzano, dove Don Lorenzo, il primo incarico di mia mamma dell'insegnante era a Calenzano, dove Lorenzo fece il primo dopo scuola, e poi ha insegnato a Scarperia, che era a pochi chilometri da Valpiana, nello stesso distretto scolastico. Quindi praticamente si sono rincorsi per tutta la vita. Cominciamo un pochino con la scheda successiva. Qui ci sono alcune foto dell'infanzia. Velocemente, Lorenzo era nato nel 23, i genitori che vedete nelle foto erano Albano Milani e Alice Weiss. Viene da una famiglia non religiosa, sua mamma Alice, come detto, era ebrea, da Trieste. Lorenzo si sposano con un matrimonio civile, per questo motivo Lorenzo, Adriano e Elena, che sono i tre figli, non erano battezzati. Vennero battezzati nel 1934, Lorenzo Milani lo chiamerà sempre il mio battesimo fascista, perché fu un battesimo di convenienza. C'era stato il concordato nel 1929 e poi le prime leggi razziali in Germania. I genitori erano preoccupati perché i figli avevano cominciato a fare esperienza di situazioni di discriminazione a scuola. Perché non erano battezzati, perché erano figli di matrimonio civile. Allora, un po' per prevenzione, la cosa interessante è che il prete che li battezzò, che sapeva benissimo che era un battesimo di pura convenienza, che era il parroco della pieve di San Pietro in Mercato a Montespertoli, dove i Milani avevano una tenuta di campagna, che poi vedete questa villa Gigliola, dell'angolo, che era amico di famiglia, non solo battezzò i tre figli, ma falsificò i registri di battesimo. Io l'ho anche visto, addirittura spaginò il registro di battesimo per poter inserire il registro di battesimo vicino alla data di nascita. Cioè, se voi vedete il registro di battesimo della chiave di San Pietro Mercato, risulterebbe i tre figli di Milani furono battezzati poco dopo la nascita, mentre invece furono battezzati soltanto nel 1934. Ecco, questo lo fecero già un po' per prevenzione, ecco, per paura poi delle leggi razziali. Infatti, le leggi razziali del 1938, Lorenzo, Adriano e Elena non furono colpiti dalle leggi razziali, proprio perché risultavano anche battezzati alla nascita, cosa che non era vera, e riuscirono a ottenere anche il certificato di arianità, e li mise al riparo non solo dalle leggi razziali, ma anche dall'essere considerati figli di matrimonio di misti. In realtà poi erano anche più che misti, perché anche la famiglia Milani, ma questo ne parlerà Nicola, aveva un ascendente ebraico, cioè Don Lorenzo aveva origini ebraiche sia da parte paterna che da parte materna, ma a causa del modo in cui il battesimo fu fatto non fu colpito alla legge razziale, a differenza della madre
Alice, che invece rimaneva nei registri della comunità ebraica di Trieste, e quindi dovette nascondersi poi durante il periodo dovette rimanere nascosta durante il periodo del soprattutto nel 44, durante il periodo delle deportazioni. Andiamo avanti. Ecco, questo è l'albero genealogico. Non l'ho fatto io, con qualche piccolo sbaglio, ma comunque ne parlerà poi Nicola. Io mi interesso soprattutto sulla parte ebraica. Vedete, la famiglia Milani, che poi ha degli illustri, veramente degli illustri componenti, da Domenico Comparetti a Luigi Adriano Milani. E poi... Domanda, è il Comparetti delle fiave? Sì. Domenico Comparetti, illustrissimo professore, filologo, eccetera. Quindi e Elena Raffalovic, con una L in meno, Elena Raffalovic, che era un'ebrea di Odessa, anche lei famosa pedagogista, e poi il Milani, che era allievo del Comparetti, e poi sposò la figlia del Comparetti, da cui nacquero i figli Elisa, Piero e Giorgio e Albano. La parte invece materna di Alice è Weiss, una famiglia ebraica di Trieste, con anche questa, una famiglia ebraica con componenti molto, molto importanti, relazioni molto importanti, addirittura legami con Freud. Cioè, ci sarebbe da fare tutto un discorso lunghissimo sulla famiglia Weiss, anche sulle sue connessioni culturali. E in pratica Lorenzo fu erede di queste due tradizioni, ecco perché nel suo insegnamento vedremo si riflettono tutte e due queste componenti, la componente Milani e la componente Weiss. Ecco, io volevo sottolineare soprattutto il rapporto con la famiglia, perché tante volte ci si limita alla madre. Lorenzo era legatissimo alla madre Alice, anche perché poi il padre morì subito dopo la guerra, quindi diciamo il Don Lorenzo prete rimase legatissimo fino alla fine. Io ho conosciuto Alice a Firenze, ero vicina di casa, quindi rimasta lì poi via Masaccio per gli anni successivi, anche dopo la morte di Lorenzo nel 67. Però Lorenzo era legatissimo anche alle sorelle di Alice, tante volte non Silvia e sì. Bianca, sorella maggiore Bianca, Silvia, qui vedete la foto di Lorenzo con Silvia, sì, della sorella minore, un pochino più scapestrata, amante delle macchine, portava Lorenzo a fare queste gite, poi vedete anche com'era vestita. Sta per chiedere, ma così è tutto da meccanico? Sì, per lei faceva le grandi, come era, 500 miglia col marito, Maurizio. Insomma, è una persona molto avventurosa. Lorenzo c'era molto legato, e poi stette a Roma, eccetera. La famiglia di Bianca, che è la sorella maggiore di Alice, anche con lei aveva... Questa è la famiglia Bianca col marito Giorgio Manni, anche lui ebreo, la figlia Renata, anche lei sposata con un ebreo morpurgo, e il figlio, quello che è in braccio, è il figlio di Renata. Qui non c'è il marito di Renata perché era militare. Il figlio è Giulio Vaglio, che è stato anche rettore al Politecnico di Milano, che anche io conosco bene, è ancora vivo, ottantenne. Tra l'altro loro abitavano accanto alla tenuta di Gigliola, Montespertoli è molto spesso citata nella biografia di Don Lorenzo, ma era il posto dove c'era la tenuta di Gigliola, questa grande tenuta che dove i Milani trascorrevano l'estate, le vacanze, e anche poi soprattutto anche il periodo della guerra, trascorso la guerra lì. Parte della tenuta di Gigliola era stata venduta alla sorella di Alice, Bianca, per cui vivevano si chiama 300, vivevano in questa tenuta 300, quindi praticamente vicini
Tra l'altro, tutto il periodo delle deportazioni, Albano e Alice vivono lì a Montesperto, nella tenuta Gigliola, dove Alice viene protetta dal fatto che Albano non è ebreo ufficialmente e che i figlioli non sono ufficialmente ebrei, mentre invece la situazione della a 300 è completamente diversa, perché Manni, la figlia, sono tutti registrati come ebrei, tanto che c'è tutta una storia che anche a Montesperto, perché scamparono miracolosamente alla cattura, perché il maresciallo dei carabinieri e il segretario comunale di Montesperto li avvertirono del mandato di cattura quando venne l'ordine alla questura di Firenze di arrestarli. Loro dissero: sono andati già via. In realtà erano tutti lì, non solo loro quattro, ma c'era tutto il parentato del Manni, cioè erano nove ebrei che erano rifugiatisi in questa villa, però furono avvertiti e gli dissero: guardate, andate via, perché noi domani veniamo alla villa. La villa poi fu sequestrata, ma diciamo il maresciallo e i carabinieri e il segretario comunale praticamente salvarono soltanto le vite di queste persone, ma anche le proprietà. L'altro, il Manni e la moglie e il parentato, per un certo periodo furono ospitati anche nella villa di Milani a Pello Sguardo dal fratello di Lorenzo Adriano e da Lorenzo stesso. Lorenzo entrò in seminario il 9 novembre del 43, quindi dopo l'occupazione tedesca, e il 13 novembre arrivarono i Manni, che tra l'altro si occuparono la stanza di Lorenzo, che era appena andata al seminario. Poi i Manni si rifugiarono da altre parti, perché era molto pericoloso stare, anche perché Adriano era impegnato nella resistenza. La scuola popolare a San Donato, spesso si parla a Don Milani a Barbiana, in realtà Don Milani comincia la scuola molto prima, già nel 47. In realtà comincia già a Montesperto, da Montesperto lo ricordano già, perché il suo primo incarico a Montesperto, come aiutante del Pievano di Montesperto. Però, diciamo, come vice parroco, lui arriva a San Donato, a Calenzano, vicino a Firenze, dove per prima cosa comincia questa esperienza della scuola popolare. L'età è un po' diversa da quella barbiana, ma non troppo, perché la scuola popolare prendeva operai, ragazzi anche dai 12 ai 18 anni, quindi era un'età un pochino più avanzata, 18 anche 20 anni, che lavoravano nelle fabbriche. San Donato è una parrocchia di campagna, però nella piana di Firenze cominciavano a sorgere le industrie. Quindi lui cominciò con questa scuola per i giovani che non avevano concluso gli studi, avevano avuto un breve percorso scolastico e avevano bisogno di... E diciamo, tutti poi i principi che troviamo poi nella scuola di Barbiana, in realtà lui li aveva già messi in pratica e sviluppati a San Donato, in questa scuola popolare. Lo vedete qui con alcuni dei suoi allievi. Qui ho messo una citazione: il prete lo faccio quando amministro i sacramenti, la scuola invece mi serve per cercare di trasformare i sudditi in popolo sovrano, gli operai, i contadini sfruttati in persone consapevoli e capaci di rivendicare i loro diritti. Questo discorso che la parola, l'educazione serve come via per l'uguaglianza rimane al centro, e poi soprattutto questo aspetto che la scuola viene offerta senza alcuna discriminazione. Don Milani non faceva scuola solo ai membri della parrocchia o ai cattolici, faceva scuola a tutti. Allora c'erano queste forti tensioni tra cattolici e comunisti. Don Lorenzo Milani diceva: io sono prete in chiesa, ma la scuola è aperta a tutti. Quindi diventò molto molto popolare. Poi nel 54 fu trasferito a Barbiana. Barbiana qui si incominciò immediatamente la scuola dal primo giorno. Qui lo vedete con i ragazzi, la piccola parrocchia di Barbiana,
Ora, se voi ci andate adesso, Margana, si raggiunge facilmente a piedi, vicino c'è una discoteca, ci vanno i ragazzi da tutti i bucelli in Bosetta. Cioè, allora era veramente sperduta. Non c'era nemmeno una strada, bisognava andarci a piedi. Mi ricordo di esserci stato con... era veramente un'impresa arrivarci. E si buttò subito con questa decisione, addirittura lui comprò subito la tomba, era ancora malato, ma comprò subito la tomba al cimitero di Barbiana per indicare che lui in quel posto ci voleva stare, ci voleva rimanere per sempre. Allora era molto abitata non nel borgo, ma l'intera parrocchia fatta di casolari, di campagna, dove vivevano questi ragazzi. E fin dall'inizio c'è questo, riportato questa frase del suo testamento: ho voluto più bene a voi che a Dio, ma speranza che a lui non stia attenta a queste esperienze. Ed è uno degli elementi caratteristici della pedagogia di Don Milani, se andare alla cross. Cioè, mettere più l'accento sull'essere che non sul metodo. Quando Don Milani gli chiedevano ma che metodo usa, lui rispondeva un pochino... male, dicendo la scuola non è il metodo, la scuola è chi uno è. Spesso gli amici mi chiedono come faccio con la scuola e come faccio ad averla piena. Insistono perché io scriva per loro un metodo, precisi programmi, le materie, la tecnica di rapido. Sbagliano la domanda, non dovrebbero preoccuparsi di come bisogna fare per fare scuola, ma solo di come bisogna essere per poter fare scuola. Don Milani era teorico di un coinvolgimento pieno dell'insegnante. Lui diceva che l'insegnante doveva amare gli studenti come i propri figli e che se non c'era questo amore completo, addirittura la disponibilità di dare la propria vita per i propri studenti, e la scuola non aveva senso. Aveva questo grossissimo accento non soltanto sulla missione scolastica, ma sul coinvolgimento personale dell'insegnante. Io qualche volta ora diciamo il contrario, bisognerebbe non lasciarsi tante volte coinvolgere troppo, ma Don Milani su questo non ci sentiva. Don Milani era insegnante a tempo pieno e richiedeva anche agli studenti un rapporto a tempo pieno con lui. La politica ovviamente era l'altro aspetto importante per Don Milani, la politica in senso lato. La politica era soprattutto come coinvolgimento, non come politica di parte, ma come coinvolgimento negli affari sociali. Sulla parete della nostra scuola c'è scritto "Grande I Care", è il motto intraducibile dei giovani americani migliori: me ne importa, mi sta a cuore, è il contrario esatto del motto fascista: me ne frego. Questo era un po' il discorso. Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio, sortirne tutti insieme politica, sortirne da soli è avarizia o egoismo. Questo era l'altro aspetto centrale, cioè non c'è niente che non ci riguardi e non c'è niente dal quale si debba uscire fuori da soli. Ecco, e questo grande interesse anche sulla responsabilità personale. Queste sono le pubblicazioni più importanti di Lorenzo Milani e della sua scuola. Esperienze pastorali, pubblicata nel 58, dove lui praticamente racconta l'esperienza a San Donato, a Calenzano, e poi i documenti fatti durante il periodo della Barbiana e anche in collaborazione con i ragazzi. Il testo "L'obbedienza non è più una virtù", che riguarda la sua presa di posizione sull'obiezione di coscienza, sui temi della non violenza. Lui era molto influenzato dall'esperienza di Gandhi, di Martin Luther King, che richiamava in continuazione della scuola. Lui aveva proprio l'obbedienza, il principio che tante volte non si deve obbedire, ma richiama la coscienza. Lettera alla professoressa, ovviamente, è il manifesto della scuola di Don Milani, una scuola che ha come compito essenziale quello di riequilibrare il divario tra
chi a scuola non avrebbe nemmeno bisogno di andarci perché viene da una famiglia che già dà loro i fondamenti della conoscenza, e quelli invece che necessitano di una cura particolare per poter essere portati allo stesso livello. Questo era il discorso principale, poi dominare. Le lettere fu pubblicate nel 70, che sono epistolari dopo la sua morte, dove lui praticamente ripercorrono il cammino spirituale e pedagogico di Lorenzo Canale, che aveva una grande influenza poi nella vita sociale e politica italiana. Ecco, l'educazione, questi due aspetti volevo mettere in evidenza, l'educazione come un cammino e questo probabilmente era l'eredità Comparetti Milani, cioè questo è quello che lui prendeva dalla tradizione della famiglia Milani. È solo la lingua che fa uguale, che sa esprimersi e intendere l'espressione altrui, che sia ricco o povero importa meno, basta che parli. Diceva, ciò che rende diversi poveri da ricchi, sì, è il divario economico, ma è poi soprattutto la capacità di esprimersi, e quindi la capacità di farsi valere. Quindi l'educazione è essenzialmente questo tema. Non c'è nulla più ingiusto quanto far parte uguale fra i disuguali. Lui parlava soprattutto della scuola e l'obbligo, diceva, non possiamo trattare tutti gli studenti alla stessa maniera, perché ci sono gli studenti che vengono da situazioni di svantaggio. Quindi la scuola dovrebbe dedicare più tempo alle persone che sono in svantaggio, in modo da riequilibrare, altrimenti noi facciamo le parti uguali tra persone, ragazzi, io divido una torta tra persone che sono sazie o persone che sono affamate, sì, io faccio le parti uguali per tutte, ma in realtà non è una cosa ingiusta, perché io do da mangiare lo stesso cibo a chi è già sazio e a chi invece non ha nulla. E il discorso dei ragazzi, quindi l'accento dovrebbe essere messo sui ragazzi più difficili. Se si perdono i ragazzi più difficili, la scuola non è più scuola, è un ospedale che cura i sani e respinge i malati. Quindi questo era l'aspetto educativo, era essenziale. Ripeto, questo forse Nicola se l'ha d'accordo, era l'eredità più grande che lui prende dalla famiglia Milani, dalla famiglia Milani Comparetti. L'accento sull'educazione, sulla lingua, sulla filologia, sulla capacità di esprimersi. Tu diceva, i ragazzi di Barbiana sanno poco, perché sanno soltanto 500 parole, mentre invece i ricchi ne sanno 5.000, e quindi io devo insegnare 5.000 parole ai poveri. Per fare questo devo insegnare loro il triplo di ore di lezione. Infatti tante volte lo Milani era criticato, perché Milani era terribile, cioè, come insegnante era dire del mondo, ecco, non pensiamo agli insegnanti di oggi, era severissimo. I ragazzi non si potevano permettere assolutamente nulla, era abolita ogni ricreazione. Dominari era contrario a ogni forma di ricreazione che non fosse utile, ammetteva gli sport, ma per esempio se ci fossero stati videogame, lui non ammetteva sempre gli scacchi, perché diceva gli scacchi sono uno spreco di intelligenza. L'intelligenza va usata per qualche altra cosa. Infatti era molto ridicolo, perché dicevo, questi poveri ragazzi, e lui li faceva rispondere da un ragazzo, e diceva sì, si deve lavorare 10 ore, ma la scuola sarà sempre meglio della merda. Perché se non vengo a scuola io vado a spazzare la stalla da mattina alla sera. Cioè, lui aveva a che fare con ragazzi che se non andavano a scuola andavano a lavorare nella stalla, a spalare la maglietta, scusate, da mattina alla sera. E quindi lui aveva questo grosso, l'ultima, mi pare. Ecco, questo invece secondo me gli viene dalla mamma e dalla tradizione ebraica, che è l'accento sulla responsabilità individuale. Che è tipico della tradizione ebraica. Infatti nell'obbedienza non è più una virtù, lui fa proprio riferimento all'Olocausto. A Norimberga, a Gerusalemme, processo a Himmler, sono stati condannati, sono stati condannati uomini che avevano obbedito. L'umanità intera consente che essi non dovevano obbedire, perché c'è una legge che gli uomini non hanno forse ancora ben scritta al loro codice, ma anche scritta al loro cuore.
Una gran parte dell'umanità la chiama legge di Dio, l'altra parte la chiama legge della coscienza. Quelli che non credono l'uno nell'altra non sono che un'infima minoranza malata. Sono i cultori dell'obbedienza cieca. Cioè lui diceva, bisogna essere disponibili anche a morire pur di non commettere cose ingiuste. Quindi ai soldati bisogna insegnare che l'obbedienza non è sempre la virtù, perché ci sono delle cose in cui uno non si può assolvere per aver ricevuto un ordine da un altro, perché lui diceva si arriva al paradosso che nella Germania nazista tutti sono innocenti perché tutti hanno obbedito a Hitler e Hitler era pazzo e quindi non può essere considerato colpevole, quindi di tutto quello che è successo nessuno è responsabile. E questo era il grosso... finisco con questo... vedete Papa Francesco che visita la tomba di Lorenzo Di Lami, nel 2017, e si incontrò con i suoi ex studenti, una bellissima giornata di sole, fra l'altro, a Barbiana, e praticamente questo avrebbe fatto piacere a Lorenzo, per il quale aveva nelle sue lettere insisteva molto spesso anche sul fatto di avere un riconoscimento, della sua dedizione. Io ho inserito anche un piccolissimo video di 2 minuti, non so se lo vogliamo fare dopo o 2 minuti sulla visita del Papa a Barbiana, ma forse un minuto solo, se clicchi sul link. Devi mettere quell'altro o devi copiare il link? No, basta fare screen. Ho fatto share screen, ma non l'ha preso. Devi uscire dal PowerPoint. Francesco nel giardino della canonica di Barbiana, dopo aver pregato in privato. Il video è partito. Comunque. Soltanto per... questa è la tomba di Don Milani, nel cimiterino di Barbiana, e il Papa venne a visitarle, poi fece un discorso davanti alla canonica di Barbiana. Ecco, se puoi farlo dall'inizio, secondo solo, non importa vederlo tutto, comunque soltanto 2 minuti, ma soltanto per vedere le immagini. Se mi rispondesse... il computer si vuole inviare. Ti riesce a pietare? Non mi va a inviare, vedi? Non me lo sta. Guarda un attimo. Sì. Se no non importa, tanto. La chiesa stessa. Lo ha sottolineato Papa Francesco nel giardino della. Perché si sente così basso, quello che non capisco. Ecco. Ma la regola dovrebbe essere lì. Un modo esemplare di servire il Vangelo, i poveri e la Chiesa stessa. Lo ha sottolineato Papa Francesco nel giardino della canonica di Barbiana, dopo aver pregato in privato sulla tomba del sacerdote fiorentino scomparso nel 1967, nella seconda tappa del pellegrinaggio che in mattinata lo aveva portato sulla tomba di Don Primo Mazzolari. In questa piccola frazione sulle colline del Mugello, accompagnato dall'arcivescovo di Firenze, il cardinale Giuseppe Betoni, ha ricordato che il suo gesto non cancella le malizie che hanno accompagnato la vita di Don Milani, ma è una risposta alla richiesta che questo prete, trasparente e duro come un diamante, fece inutilmente più volte al suo vescovo. Fece riconosciuta la sua fedeltà al Vangelo e la rettitudine della sua azione pastorale. E dietro al tavolo dei vecchi, la scuola piscina era stata ospitata ragazzi hanno fatto e ad alcuni sacerdoti fiorentini Francesco ha ricordato che questo è il suo dei fratelli fece il freno proprio anche alle parole con Milani per la sua aveva chiesto dandole un fondamento solido e capace di innalzare fino al cielo. Un segno di riconoscimento per tutto quello che ha fatto poveri la parola poi ritardo ma insomma comunque è venuto. Ecco, possiamo fermarci anche qui senza la parola non c'è dignità e qui... ah.
La filosofia di Don Milani è ancora attuale oggi, quasi tutti i suoi punti, dall'importanza dell'educazione, l'importanza di studiare le lingue. Oggi non si parla più l'inglese, anche per esempio la grammatica inglese, e tutte le altre cose, l'importanza di non obbedire solo per obbedire. Oggi. È un pensiero estremamente attuale, e Dani era molto avanti nel suo tempo, insomma, cioè per quello che riguarda i principi dell'educazione scolastica, per quello che riguarda i principi della non violenza, dell'obiezione di coscienza, ha avuto un impatto enorme. E non posso dire che sia assolutamente passato, sono tutti argomenti molto, molto vettori. Ovviamente in Dominani c'era questo, ovviamente in Dominani era anche un uomo del suo tempo, cioè nel senso la situazione d'Italia negli anni 50 non era la situazione di oggi, e la situazione anche forse sulla scuola. Si sono fatti molti passi avanti, qualche volta, diciamo, non sempre, anche secondo me, sulla linea del pensiero di Don Milani, perché Don Milani, ripeto, era molto intransigente, molto demanding, il discorso era di lui, era l'altro, credeva moltissimo nella cultura umanistica classica, ecco. Cultura tradizionale, insomma, cioè, il problema per lui è che questa non potrebbe andare in Florida se fosse. Per lui il problema era che le persone che erano escluse da questo tipo di cultura dovevano essere inserite in questo tipo di cultura. Quindi per la scuola formativa, però ripeto, in Dominani c'era questo aspetto che lui era convinto che nessun bambino fosse incapace di, per principio, fosse incapace di apprendere. Questo era un... Si capiva poi se un bambino aveva dei problemi, eccetera, eccetera. Però il principio di fondo sul quale si muoveva Don Milani, che ripeto è molto ebraico, è quello che non c'è nessuno che non sia capace di compiere il bene, che non sia capace di imparare. Cioè, l'assunto, il presupposto in cui lui credeva ciecamente era che non bisognava partire dal presupposto che ci sono bambini che imparano e bambini che non imparano, perché in realtà tutti possono imparare e tutti hanno qualcosa da poter esprimere. E quindi la scuola deve, soprattutto la scuola formativa, deve dare anche a coloro che è in situazione di svantaggio la possibilità di recuperare e di raggiungere lo stesso livello. Lui diceva sempre l'esperienza di ogni bambino è, non è che una persona vive con gli occhi aperti per 15 anni e l'altra no, però diceva la parola, la capacità di esprimersi, la parola e la capacità di manifestarsi in realtà fanno sembrare che una persona sappia tutto e una persona non sa nulla. In fondo c'è sempre qualcosa che una persona sa più dell'altra. Professore, magari dirò un'eresia, però questa linea di pensiero mi sembra molto allineata a quella della dottoressa Maria Montessori, perché anche nello stile montessoriano c'è questa idea che comunque tutti possono apprendere e cercare di leveling the playing field, right? Cioè cercare di aiutare Sì, soprattutto. Sarebbe poi non era nemmeno dell'idea, noi ora per esempio si fa l'animazione scolastica, si sviluppano molto delle tecniche anche con cui i ragazzi imparino con piacere, ecco, queste cose non le considerava nemmeno, ecco, cioè nel senso la scuola. Io c'è un'esperienza da strada che lui parla, dice quando vedo uno di questi giovani, no? 16 anni così, che non è capace di leggere un articolo, che appare, non è capace di leggere un articolo sindacale, io non è mica che l'aiuto, io lo umilio pubblicamente, comincio a dire a tutti ovviamente, ma te, che c'hai 16 anni, che hai fatto? Scusate, che usa la parolaccia. Che cavolo hai fatto te per 16 anni?
settata a divertirti al però il tempo a divertirti al bachelor, invece di passare le serate a studiare e a imparare come leggere il giornale, come far valere i tuoi diritti. Cioè, noi abbiamo questo meccanismo anche di sempre di umiliazione, tra virgolette, per sottolineare la responsabilità individuale. Diceva, in fondo, se anche sei nella situazione peggiore del mondo, in fondo hai la possibilità di uscirne, e quindi devi trovarla prima di tutto in te stesso. Il fatto del fare la vittima, ecco, l'addominale rimandava il sangue al piangersi addosso. Anche se c'è stato l'addominale, era molto ostacolato. È stato molto ostacolato, no? Sì. L'autorità. Esatto. Tanto, parimenti alla Montessori, ma hanno perseguito la loro missione. Sì, ho trovato. E quindi probabilmente non aveva nessuna pietà per coloro che si rassegnavano. Ma lui pensava che poi, ripeto, io lo vedo. L'ho detto prima, lo vedo molto ebraico, questo, ecco, cioè perché il cristianesimo altre volte si mette molto l'accento sull'insufficienza, sull'incapacità di essere peccatori. Cioè, in nominale combinava le due cose, combinava le due cose, perché lui diceva ovviamente ho bisogno del Cristo per ricevere il perdono dei peccati, eccetera, cioè, però lui credeva fortissimamente alla responsabilità individuale, alla responsabilità personale, e soprattutto se uno aveva la possibilità, era data la possibilità di uscire fuori, doveva... Cioè non c'erano scuse. Con i ragazzi era recidissimo, tra l'altro anche con le persone di famiglia, ora quello dirà... Io ricordo la mia mamma aveva conosciuto a Cavezzano, perché c'era questo dopo scuola, è arrivata dopo, però il Milano ancora era contato, c'era conosciuto. Quando lei è andata a Scarpeglia, la contenta, conosco Milano, gli porto i colleghi, no? Mi ha organizzato un gruppo di maestre. Io ricordo che mia mamma sono a casa piangendo, e dice, ci ha fattate, come fossimo degli rappresentanti del potere. Del potere scolastico e comprime, dice, che figura mi ha fatto fare con tutti i miei colleghi. Io mi ero dato a te da fare, perché conoscendolo, con me è sempre stato buono. Invece siamo andati lì, ci ha detto, siete i servi del potere, siete quelli. Io non avevo, sono scandalizzato, mi dice, come io, lo stesso racconto me l'ha fatto il Giulio Maglio, Bianca, mi disse, io un giorno andavo a trovare a 15 anni e mi mise nel mezzo e mi disse, guardate questo Pierino, il corso di Milano. Dice, io non sapevo cosa dire. Era brutale, era un provocatore nato, aveva questo discorso di anche, rifletteva un pochino quegli anni, anche di contrapposizione, classe, diciamo così, in Italia a quel tempo lì c'era anche una distinzione di scienze sociali che oggi non esiste più, insomma, cioè c'era i padroni e c'era quelli che li conservivano in gran misura, per cui aveva questo atteggiamento, ma sapeva essere brutale, al tempo stesso sapeva essere dolcissimo. Io me lo ricordo come da bambino era uno che voleva bene, si vedeva, cioè, che voleva bene. Ma dalle foto traspare forse più quell'aspetto lì, perché comunque anche i bambini che avevano... ve lo dice Nicola, perché hai racconti anche di famiglia, ecco, questa la foto la riconosce. Bene. Buonasera, sono molto contento di essere qui. Io appunto pensavo sono più giovane di Gabriele e sicuramente sono stato in braccio a Don Lorenzo a Castiglioncello, a Gigliola, dove appunto la famiglia è spesa, andava in vacanza insieme. In realtà a Gigliola non si andava in vacanza, si andava per la vendemmia. Sì, si andava per la vendemmia. E altre sì. L'estate si andava sempre a Castiglioncello. Sì, no,
Però diciamo quello di cui posso parlarvi è poi diciamo della tua famiglia paterna, che è quella che io ho in comune con lui e che appunto ha come suo capostipite Domenico Comparetti, che era figlio di un capitano genovese di lungo corso, che in realtà poi, anzi voglio dire nipote, poi era romano come me, e che era diventato questo filologo e professore di greco, prima a Pisa e poi all'Università di Firenze. E possiamo vedere quella dopo, e aveva sposato Elena Rafalovic, che era una ricca ereditiera, era una figlia, era nata a Odessa, sì, ma in realtà viveva a Parigi con tutta la sua famiglia, ed era una famiglia, era considerata, diciamo, di questo, perché c'era un asse bancario che legava Odessa con Parigi, legato al commercio del grano, e i Rafalovic erano i più ricchi di questo commercio. Ed era un ambiente cosmopolita, come poteva essere, infatti Paretti l'aveva conosciuta a Parigi, non aveva certo conosciuta a Odessa, ed era un ambiente cosmopolita loro erano legati a famiglie, poi saranno importantissime, come gli Frussi, Charles Frussi è uno dei modelli di Swan, di Proust. Diciamo, è quella società lì, conoscono la madre di Proust, che era anche ebrea, era una società ebraica assolutamente, che si sposava con la nobiltà, esattamente quella che si vede nella recherche di ebrei che si integrano e che, diciamo, dal punto di vista hanno queste grandi ville sugli Champs-Élysées e come ce l'avevano appunto i Rafalovic. E sono, come dire, integrati nella classe nobiliare francese. Proprio. Una sorella di Elena sposerà un principe della casa reale francese, insomma, per dire di questo. Ed è da questo ambiente qui che vengono fuori, appunto, questi sono i nonni di Lorenz. Qui, giusto per vedere, ovviamente è una... Lì vedete, si parte con Elena, che sta lì, e si risale fino a una grande schiatta rabbinica da parte di padre, e legata fra Odessa e specialmente Leopoli, che era un grande centro di cultura rabbinica, e si arriva poi nel 600 fino a, appunto, alcuni, Rabbi Halevi Segal, che è uno dei grandi... Qui Gabriele ci può essere, molto più preciso di me, uno dei grandi commentatori talmudici. Quindi esisteva tutta questa schiatta, e che, diciamo, era abbastanza normale che a un certo punto il figlio minore di una famiglia rabbinica si mettesse in commercio, mentre il figlio maggiore portava avanti, come dire, l'asse scolastico. Avanti. E quindi questa è la scena di Parigi, questo è Charles Frussi di cui vi dicevo, e tutta è una cosa che viene ricostruita in un bellissimo libro che, se non avete letto, vi consiglio, che è The Hair with Amber Eyes, è una ricostruzione proprio di questa Parigi, della Parigi appunto di Proust, che poi viene completamente spazzata via dall'occupazione nazista. Avanti. E quindi Elena arriva a Pisa e va malissimo, poi dirà cose terribili di Pisa, dell'università di Pisa, dei professori dell'università di Pisa, che è un ambiente provinciale, greco, pettegolo, e quindi, pur avendo una bambina piccola di pochi mesi, chiede a Comparetti di potersene andare, cosa stranissima per l'epoca, e loro firmano un documento che Comparetti perché altrimenti lei poteva essere arrestata per abbandono del tetto familiare, no? E fino a un documento, e lei parte, non tornerà mai più
Pisa, e tornerà a Firenze, ma non tornerà a Firenze nella casa dei nipoti, e questo è anche importante. Nel frattempo, come accennava Gabriele, diventa una grande educatrice del movimento frobeliano, che era un movimento di fatto socialdemocratico, della socialdemocrazia centroeuropea, fonda la scuola materna che ancora esiste in ghetto a Venezia, lei vivrà a Venezia per molti anni, e diciamo questo per capire che questa esiste ancora, la facciata è nuova, dietro c'è ancora l'asilo, anche questo per dire che c'è questa grande vocazione pedagogica, didattica, dicevo avanti, e sviluppa, questa è Elena, sviluppa un concetto assolutamente laico, questo per spiegare quali sono le radici di quella laicità di cui parlava Gabriele. Dice: non capisco come si possano affollare chiese e sinagoghe quando si può avere come tempio l'universo interno. Ed è assolutamente una... E questo, diciamo, dà il là a tutta la famiglia. E pur essendo loro, diciamo, loro rimangono sempre amici con Paretti e Elena, si scriveranno per tutta la vita, infatti poi mia nonna pubblicò il loro epistolario, e non vissero mai più insieme, neanche per un minuto, però erano in realtà molto sulla stessa lunghezza d'onda. Avanti. E questo ha importanza perché quando Luigi Adriano Milani, che era un veronese che aveva studiato a Firenze con Paretti, con molti altri, e che veniva dall'ambiente, a Verona non esiste altro ambiente che quello cattolico, strettamente cattolico, in realtà poi inserito invece in questo ambiente fiorentino molto più laico, diciamo si era già, si dice, un po' scafato, nel frattempo Laura Milani Comparetti, che dovrebbe essere la prossima diapositiva, sua moglie, era stata tirata su dalle monache, perché la madre non se l'era mai occupata minimamente, e lei era stata messa dal padre in un convento ad essere tirata su, e quindi era religiosissima. E quindi questa coppia ha quattro figli, i quattro figli Albano, Giorgio, Piero e mia nonna Elisa, però muoiono giovanissimi, in realtà muoiono molto presto, prima della prima guerra mondiale, e invece i quattro figli, diciamo che sono i tre ragazzi, sono già, quando muoiono i genitori, sono già diciottenni, addirittura alcuni sono al fronte, andranno al fronte presto nella prima guerra mondiale. Mia nonna era ancora, aveva 12 anni quando morirono entrambi i genitori, e quindi la figura di Comparetti, che viveva a Firenze, che andrà avanti invece di per anni in eterno fino a... porta quasi 100 anni. Sì. E Comparetti ha... Come mia nonna si ricordava benissimo, perché lui era di fatto il padre di casa, il patriarca di casa, e portava, e poi dopo un po', subito dopo la prima guerra mondiale, arriva anche Elena, quindi loro quattro hanno Elena in casa, Elena Raffalovic, e hanno invece Comparetti, che sta per conto suo via La Marmora, è una casa bellissima. E questi due nonni hanno una influenza enorme sui quattro ragazzi, e sostanzialmente una influenza laicizzante, perché diciamo Comparetti portava quel tipico cinismo un po' anticlericale che è tipico di chi è cresciuto a Roma, no? Per cui è difficile, come dire, prendere la Chiesa sul serio quando uno ne vede un po' i sottofondi.
E invece Elena arrivava, mio nonno fra l'altro era, sì, mio nonno, Comparetti, mio trisnonno, era un amico personale di Gioachino Belli, e quindi tutti questi, recitava i sonetti appunto anticlericali, le barzellette sui carabinieri, e si dice, no, non esiste. Dovete sapere che nella Roma in cui era cresciuto Comparetti, le barzellette che noi diciamo sui carabinieri, si dicevano sulle guardie svizzere, i quali non erano, stavano solo al Vaticano, le guardie svizzere stavano per strada. E quindi si prendevano preso in giro perché erano il centro tedesco, eccetera, eccetera. Quindi, e questo ha in effetti avanti un effetto, perché questi quattro giovani fiorentini tutti si sposano, hanno tutti questi figli che sono tutti cugini e che cresceranno tutti assolutamente insieme. Diciamo Albano, Giorgio e Piero, tutti a Firenze. Elisa in realtà si è spostata a Roma, perché il marito Frontali faceva il pediatra lì. Quella che vedete, Marina, era mia madre, Lorenzo è invece ovviamente il figlio di Albano. E però andiamo avanti, come si vede da queste fotografie, si vedevano tutti in questa grande villa del Ginepro, che era stata presa nel 1901 da Luigi Adriano, quando ancora Castiglioncello era un villaggio di pescatori deserto, e che esiste ancora, avanti. E questi sono tutti i cugini, tutti i cugini, questo è il muro del Ginepro, e sono tutti cugini, ovviamente di età variabile. E in questo contesto ovviamente mia madre e le mie zie hanno conosciuto Lorenzo molto bene. E qui oramai stiamo appunto passando al primissimo dopoguerra, dove qui forse la cosa che mi preme di più dire e far capire è che questa famiglia laica, liberale, che faceva parte del giro dei fratelli Rosselli a Firenze, eccetera, eccetera, diventa di fatto una famiglia radicale, una famiglia comunista. Molti di questi appunto... come Adriano, il fratello, e molti altri hanno fatto i partigiani in formazioni comuniste. L'Italia del dopoguerra è un'Italia assolutamente polarizzata fra comunisti e democristiani, insomma, e questa famiglia sceglie molto radicalmente la sinistra, e diventa a quel punto, già erano laici, la maggior parte di questi non erano stati battezzati alla nascita, poi alcuni sono stati battezzati, come dire, appunto, hanno avuto un battesimo fascista, come diceva Gabriele. Mia madre e le sue fratelle, che non avevano problema di arianesimo, non saranno mai battezzate, come del resto nessuno di noi. E quindi questo lo dico non per raccontarvi i fatti della mia famiglia, ma solo per spiegare che quando... Lorenzo entra in seminario, è una scelta assolutamente di rottura. Cioè, mentre lui avanti ancora, credo che ci sia. Lorenzo doveva fare il pittore, no? Ci cioè, vediamo in questo autoritratto di stile molto Oscar Kokoschka. E questo lui aveva già cominciato la scuola d'arte, e questo andava benissimo. Immaginatevi una famiglia dove dire faccio il pittore va benissimo, ma faccio il prete è una vera bestemmia. Per cui quando Lorenzo si fa prete, non dico un ostracismo, ma c'è una sorpresa, uno shock da parte della famiglia, che uno appunto non può immaginare se non è cresciuto in una famiglia come la mia, in cui questo significava tradire la causa, significava passare dalla parte sbagliata, passare dalla parte dei preti, che sarebbero stati spazzati via da una rivoluzione come tipo bolscevico, come quella che veniva auspicata, e per cui gente come Adriano, l'imponeta, aveva le mitragliatrici sotterrate. Cioè, Adriano, il fratello di Lorenzo, non diciamo una persona a casa, fratello di Lorenzo, aspettava come molti altri
che Togliatti desse il segnale per fare la rivoluzione in Italia, e si sarebbero usate le stesse armi che erano state usate contro i nazisti. Cioè, era gente che era disposta a, diciamo, sovvertire l'ordine pubblico. Quindi farsi prete era proprio una cosa assolutamente inimmaginabile. Stiamo parlando della fine degli anni 40. Eh sì, fine anni 40, lui entra appunto in seminario nel 47. Lui entra in seminario nel 47. Sì, comunque finisce. Finisce il seminario. Qui coincide con l'8 settembre, quell'estate lì, che loro sono a Gigliola, e lui fa questa scelta un po'... perché lui studiava pittore, poi fa questa scelta improvvisa. Anche la madre ne parla nelle lettere in maniera... Mi ricordo ne parlava anche con suo tato. Contrarissimi. E mentre poi la madre, per me la zia Alice, e come anche la zia Silvia, noi abbiamo poi conosciuto, perché sono vissute molto più a lungo di Lorenzo, e mentre poi alla fine, perlomeno la zia Alice, si era rassegnata, non c'era tanto pace con l'idea, mentre per esempio in tutti gli altri cugini, e ha compreso anche suo fratello Adriano, ne parlavano scuotendo la testa, come di uno che è impazzito, come di uno che ha perso la testa. E infatti poi quando lui viene mandato a Barbiana, e qui insomma l'ha detto che l'arcivescovo di Firenze del tempo, Florit, lo vuole punire, lo vuole far spretare, cioè il mandarlo perché... Io mi ero astenuto a pronunciare il suo nome. L'ho conosciuto, veramente. Siccome ha San Donato, Lorenzo, in qualche modo quasi redimendosi agli occhi della famiglia, ha fatto la scuola, ma soprattutto ha spiegato e ha invitato i contadini, i braccianti, gli operai a organizzarsi sindacalmente, e i padroni si sono lamentati con l'arcivescovo di Firenze. L'arcivescovo di Firenze l'ha spedito a Barbiana, pensando che era dove non c'era più il prete, e da vari anni, quindi riaprono la prigionia solo come una prigione per lui, e pensando che questo signore di Firenze e della Firenze bene, a Barbiana non sopravviverà manco un minuto, e quindi siccome per lui l'unica via di uscita da Barbiana è di spretarsi, perché lui deve obbedienza all'arcivescovo, perché l'arcivescovo glielo dice: tu mi devi obbedienza, quindi se io ti dico che vai a Barbiana e stai a Barbiana, tu sai, devi stare lì, sperando che lui non ce la faccia e che abbandoni l'abito, perché è l'unico modo per venire via da Barbiana. Invece lui si compra la tomba, è un segnale per dire: io rimanevo ottime, no? Io resterò qui fino alla morte. Soddisfazione. E quindi questo poi nella famiglia crea una un dubbio, perché lui in qualche modo si è messo contro la gerarchia, però poi lui, che appunto era più che intransigente, certamente aveva pochissima pazienza con chiunque avesse dei vantaggi nella vita, no? Cioè la verità di Don Lorenzo è questa, che la sua impazienza era con i suoi pari, cioè perché lui sapeva esattamente questa gente da dove veniva, e sapeva benissimo, e quindi quando, questo successe anche ad alcune delle mie zie, queste andavano a Barbiana per fare quello che adesso si chiama il turismo umanitario, no? Per dire: ah sì, faccio, non so, un pranzo per i bambini, per i ragazzi, e mi metto a posto la coscienza. Loro le faceva nere, come sua madre, perché giustamente sapeva perfettamente, le vedeva proprio assolutamente ai raggi X, sapeva esattamente cosa venivano a fare, e non glielo lasciava fare. Anzi, l'unica cosa che gli interessava, anzi, era di mettere in mutande, se mi è passata l'espressione, un ricco di fronte ai ragazzi, per fargli passare la soluzione, per fargli vedere che
che questa era gente come loro, che si dava tante aree, che sapeva 5.000 parole, ma che lui li poteva mettere appunto a nudo, esatta, e quindi loro potevano fare lo stesso, no? Infatti quando poi questi diventeranno sindacalisti, presidenti della regione toscana, eccetera, eccetera, lo fanno perché, poi dirà Michele Gesualdi, Lorenzo ci ha insegnato che noi potevamo, eravamo alla pari con tutti, perché questi signori non erano niente di speciale, quindi anzi queste visite a lui per certi versi facevano comodo, perché mettere però lui appunto che era intransigente dice questa cosa importante, che poi come dire, in famiglia si ripeteva con astio, possono stare sulla mia parte solo comunisti miopi o democristiani lungimiranti. Perché lui cosa diceva? Lui diceva: io può sembrare che io stia dalla parte degli umili, e ci sto, ma io sto dalla parte degli umili per far funzionare quella che lui chiamava la ditta, la Chiesa. Quindi io cerco di far sì che la Chiesa risponda, e quindi alla fine, se vinco io, i comunisti perdono. Perché, diciamo, io riesco a far fare alla Chiesa e sostanzialmente creo una situazione sociale migliore, che quindi in qualche modo tampona la tensione sociale, no? Nel senso che se le cose... Mentre ricordatevi che la dottrina dell'epoca dell'internazionale comunista era tanto peggio, tanto meglio. Cioè, tanto sono peggiori le condizioni del proletariato, tanto più facile sarà la rivoluzione. Quindi noi, per quello che non facciamo beneficenza, per quello che non facciamo, piccoli interventi, perché questi piccoli interventi non sono altro che dei cerotti che aiutano il capitalismo a durare di più. Invece noi lasciamo la situazione così com'è, e quindi perché sia più facile andare alla rivoluzione, che è l'unica vera soluzione. E questa gente ci credeva. Adesso noi raccontiamo queste teorie, ci viene un po' anche da ridere, no? Perché erano molto irrealistiche. Però questa gente, io ci sono cresciuto, vi posso dire che ci credeva per davvero. Mia madre è morta due anni fa. Però in quegli anni la rivoluzione non era così, diciamo, campata in aria, perché c'erano milioni di persone che morivano di fame. Sì. Io sono vissuto in quel periodo, va bene? E ricordo mio padre e milioni di italiani del mio paese. In un mese partirono 300 persone, piccolo paesino, andarono in Venezuela. Il classico moriva di fame. Sì. No, ma che la situazione fosse drammatica, no, io non lo nego. Diciamo, quello che credo che si possa dire con senno di poi è che la NATO non avrebbe mai permesso che ci fosse una rivoluzione comunista in Italia. Qualunque sia il nostro giudizio dell'opportunità o meno di una rivoluzione comunista, nel grande scenario geopolitico non sarebbe stata possibile. Quindi le persone della mia famiglia che a sentirsi chiamare miopi, comunisti erano comunisti, quindi per forza se stavano da parte di Lorenzo erano miopi, cioè sentirsi dare del miope non era una cosa che inghiottivano facilmente, e di fatto poi gli davano ragione, gli dicevano: sì, tu se fai quello che fai stai alla fine della parte della conservazione, dalla parte antirivoluzionaria. E quindi questo secondo me è importante, anche qui non solo per raccontare i fatti della mia famiglia, ma per capire la solitudine di Lorenzo. Mia madre diceva di lui: un uomo solissimo, perché era un uomo che è un uomo che ha avuto un coraggio enorme di essere di fatto, non dico fuori dalla Chiesa, anzi lui si considerava al centro della Chiesa, però di fatto emarginato dalla Chiesa, no? Troppo comunista per la Chiesa, troppo prete non solo per la sua famiglia, ma per tutti, perché immaginatevi che poi, diciamo, questo era il suo ambiente, non erano solo la sua famiglia, tutti gli amici fiorentini della famiglia, i Rigutini, i Bandi, delle grandi famiglie fiorentine, che erano il suo ambiente, il suo brodo di cultura, no? Lo rifiutavano.
E lo rifiutavano, poi alla fine, certamente, quando poi lui veniva a Castiglioncello, non è che venisse proprio emarginato, però non erano d'accordo, non erano d'accordo con lui, anche perché lui ne voleva denunciare, ragione si vuole, il loro essere, come si dice in Francia, il coche caviar, no? Essere radical chic, se volete, no? Perché erano tutti ricchi, erano tutti altamente benestanti, e dal suo punto di vista giocavano a fare i comunisti, cioè poi non sapevano cos'era la povertà vera, parlavano, si riempivano la bocca del proletariato, poi non sapevano cosa fosse veramente. E lui cosa faceva? Portava i ragazzi di Barbiana a Castiglioncello a fare il bagno. Però mettendo alla prova, no? Perché cioè, questi parenti comunisti dicevano, ma voi parlate, dite che siete dalla parte proletariata, ecco il proletariato, eccolo qua, sta facendo il bagno alla baracchina. Però questi erano dei buzzurri, no? E quindi c'era un grande imbarazzo. Questo era un ambiente, ed è tuttora, se andate alla baracchina a Castiglioncello oggi, è ancora un ambiente abbastanza, no? Come il fuoco. Immaginate di portare i figli contadini, no? E lui li non è che li metteva per entrare dalla porta di servizio, li sbatteva in faccia a tutti, prendeva l'ombrellone e li metteva di fronte appunto ai rintini, agli spadolini, a tutta la Firenze bene che veniva tenendo il cielo. E ci vuole un coraggio da leone per fare una cosa del genere, perché vuol dire non avere amici da nessuna parte, vuol dire non avere amici nella chiesa, vuol dire non avere amici nella famiglia, non avere amici nel proprio ambiente sociale, e avere solo i ragazzi, per quello che poi lui dice. Che... Lui aveva una rete di giovani sacerdoti con cui era stato in seminario. Questo va detto, cioè c'era un gruppo di persone che gli erano molto, molto amici. Anche quando veniva a Firenze, lui veniva sempre in una parrocchia dove c'era un prete con cui era stato in seminario, c'era questa società segreta c'era persone anche come Pio Vanelli, che poi è diventato vescovo di Firenze. Cioè, lui aveva questa piccola famiglia clandestina. Quando veniva a Firenze, lui veniva sempre con questo, da questo ospitato, da questo circolo di però... persone, approfittando del fatto. Florit, cardinale, era a suo modo un provatore d'altro genere, cioè, completamente inadeguato. Tra l'altro, aveva succeduto a una figura come quella di Della Costa. Della Costa era stato il cardinale di Firenze prima di Florit, era anziano, antica, era stato, diciamo, il protagonista dell'ala antinazista dell'Episcopato italiano, era stato poi il grande lettore di Papa Giovanni XXIII, cioè aveva uno statuto morale che ovviamente e Florit era stato messo un pochino come l'anti... cardinale Della Costa per riequilibrare le questioni, che più Della Costa era stato un pan di più 12, cioè sì, ma poi... era stato, cioè, c'era tutte queste tensioni. La Chiesa Fiorentina era una Chiesa Fiorentina è stata una fucina, l'ambiente lachidiano, l'ambiente di Beucci. Cioè c'era una Firenze, diciamo sì, un'ala cattolica di con la quale lui aveva veramente diceva una presenza carbonara, sì, sotto Florit era una. Io ricordo che loro non potevano i preti di Firenze dire di essere amici di loro. No, era un nome che era un nome impronunciabile. Però delle lettere, il prete dove che era questo Don Chiaroni, che era il prete che era della dove viveva Ricci, no? Mm-hmm.
per cui lui andava, io infatti l'ho conosciuto in sacrestia, in questa, per lui andava sempre a trovare, probabilmente di fronte a casa della mamma. E lui, dopo la sua morte, addirittura questa chiesina a Bologna Tosse ci ha fatto una vetrata con l'immagine di Lorenzo. C'è una chiesa a Firenze dove c'è è un po' nascosta, lo devo un po' vedere, ma c'è una vetrata con l'immagine di Lorenzo. Non c'era più già Floritte, eccetera. Ma c'era questo network di rapporti, poi c'era persone anche di questo, come Vittorio Lampronti, per esempio, che furono molto vicini, l'ambiente ebraico, però era ragione, era una personalità che era che se lo dei sotto a tutti. Questo, no. Certamente non si possa. Si immagina essere cresciuto in questa tribù, a Castiglioncello, a Firenze, e poi alla fine esserne cicciato. E poi aver trovato quest'altra famiglia che è la Chiesa, tanto bene. Insomma, essere. Poi, come dici tu, lui rimane in tutte queste lettere in cui detta le condizioni di un suo rientro a Firenze, no? Vuole che la famiglia riconosca che lui ha fatto quello che doveva fare, che non. Magari questo non succederà mai, non morirà senza aver avuto un riconoscimento a cui io devo. Non ha detto che non credo che lui tenesse per vanità personale, ma perché era modo di dire, dare via libera a tutta una serie di esperienze pastorali come la sua. Però questo lui muore senza mai vederlo. E io non so, una domanda che ho per te è, per certi versi, anche gli sviluppi del Concilio Vaticano II non vanno necessariamente nella sua direzione. Cioè, solo, o perlomeno solo in parte. Sì, in effetti non è che poi tutto viene, cioè, ovviamente l'ignoranza è più avanti anche di tante cose. Magari certe cose poi sono venute tardi quando, non lo so, io che volte dico, per esempio, a Firenze c'è stata tutta una generazione che si era formata con lui, che poi dopo ha anche avuto cariche politici, eccetera. Qualche volta mi viene a dire un po' tardi, un po' tardi, cioè nel senso che anche certe soluzioni di Lorenzo avrebbero avuto un altro impatto per la Chiesa se fossero state attuate decenni fa. Oggi non hanno più quello stesso impatto, perché la situazione è così cambiata, anche il ruolo della Chiesa nella società è così cambiato, che anche quel tipo di certo, uno può dire, si può sempre recuperare lo spirito di certe iniziative, l'attualità di quello che diceva Don Lorenzo. Però è vero, i riconoscimenti sono venuti però probabilmente tardi dal punto di vista di Lorenzo, cioè, certe soluzioni, certe iniziative, certe prese di posizione che Don Lorenzo auspicava avrebbero avuto un impatto molto maggiore negli anni 70, in realtà, che non dopo, quando poi la generazione anche degli allievi Don Milani, delle persone conosciute, cioè, abbiamo avuto più amici Don Milani che sono diventati vescovi, Piovarelli, che appunto ragazzi dominari che sono diventati presidenti delle istituzioni della provincia di Firenze, sindaci, cioè che sono stati in qualche maniera legati a lui e alla sua figura. Abbiamo avuto un papa nel 2017 che è andato in pellegrinaggio a Santo. Però, in verità, per me è suonato sempre troppo tardi. Cioè, queste cose avrebbero avuto un impatto, oggi non sono così più
rilevanti, non hanno più la capacità anche di smuovere certi meccanismi come li avrebbero avuti nel comunque suo. Anche poi in famiglia, infatti, proprio passando gli anni, si cominciò a parlare, mentre di quando io ero piccolo di Lorenzo non si parlava, poi fu riscoperto come una specie di qui delle glorie familiare, no? Improvvisamente sì. Però la Chiesa Cattolica ha sempre trattato gente come nominali, allo stesso modo. Come c'era San Francesco, rappresentano l'altra faccia della Chiesa. Questo è quello che vedo secondo il Vangelo. Io ho sempre pensato troppo tardi, cioè sempre questo tipo di reazione. Poi ovviamente ti ha parlato anche, cioè ti ha parlato dell'ambito, come se puoi immaginare anche la figura nominale nell'ambito ebraico, cioè, questo traditore. Cioè nonostante che Milani ci tenesse moltissimo alla anche se tante volte ci vedevo stare zitto, non devo, perché allora era veramente, cioè dire addirittura che lui si sentiva ebreo sarebbe stato una cosa, però lui ci teneva moltissimo anche a questa identità, non soltanto dal punto di vista così, vabbè, di antenati, ma proprio dal punto di vista identitario ci teneva moltissimo, diciamo. E ovviamente, cioè, io ti posso dire che si diceva di lui nella comunità ebraica, cioè non è tanto diverso da quello che si diceva nella sua famiglia. È uno che ha ricevuto tante scomuniche nella sua vita, non tecnicamente, non è mai stato scomunicato, però come dire, è stato comunicato virtualmente da molte comunità ed è andata avanti per territo, no? Cioè non si è lasciato deviare. Sì, fa nulla per farsi piacere, anche questo era un po' il suo modo, ecco, di provocare, di scontentare. Io scusate se mi interrompo, perché queste persone sono assedute dalle 4:10, certo. Comprese. Magari ci alziamo e facciamo una conversazione un pochino più informale, domande per Nicola e Gabriele. Sì. Però ecco, se vi volete alzare, muovere. Grazie. Ottimo, grazie infinite a tutti e due. Sono commossa, sono veramente senza parole. Grazie di aver condiviso con noi questa conversazione, questi aspetti così umani di Don Milani che personalmente non conoscevo e che onestamente me lo fanno apprezzare adesso ancora di più. Grazie anche ai nostri ospiti e vi aspettiamo al nostro prossimo evento e buon compleanno, Don Milani.